La parola mini deriva dal latino minimus e significa piccolo, corto. Questo nuovo modello di Clubman però non è mica più così tanto mini come una volta, nelle dimensioni ma anche nel carattere. In che senso? Cerco di spiegarvelo in questo perché comprarla. Fuori com'è? È diversa da tutte le altre auto, con quel portellone così originale, che tra l'altro da un certo punto di vista rende questa Clubman una macchina a 6 porte. Davanti le forme sono quelle tipiche del marchio, così come il rapporto tra vetri e metallo. Dietro inoltre fa strano vedere i classici fari mini orizzontali invece che verticali. È spaziosa? Fuori sembra una piccola station wagon, ma è lunga 4,25 m, come una normale Golf o Peugeot 308. E quindi dentro com'è? Anche il bagagliaio, che parte da 360 litri, è simile a quello di una 5 porte da famiglia. L'apertura d'armadio del doppio portellone è sfiziosa, con maniglie tipo quelle di un frigo, ed è comodo avvicinarsi per caricare oggetti perché non c'è l'ingombro del classico portellone incernierato in alto. C'è anche il sensore per aprire le porte con un piede. Il doppio fondo sotto il pavimento è spazioso, ma c'è una sola presa da 12 volt e pochi ganci. Le cinture di sicurezza non intralciano quando si ribaltano gli schienali e con la mensola in posizione alta la superficie di carico è abbastanza piatta. Di serie non c'è la ruota di scorta, ma il kit di riparazione. Quelli più alti di 1,80 m toccano con la testa, ma con le ginocchia in larghezza non si sta male. Si sta bene anche con i piedi, se il sedile anteriore non è regolato tutto in basso. Il terzo al centro sta seduto su un cuscino piccolo ma molto morbido. Il pavimento non è piatto, c'è una presa elettrica e le bocchette del clima. Se ho dei bambini? Beh, la Clubman è pensata proprio per quelli a cui è sempre piaciuta la Mini e che ora hanno messo su famiglia. Il giroporta rettangolare non è male per entrare e uscire e per infilare un bimbo nel seggiolino. Gli attacchi Isofix esterni sono comodi, ma non ci sono al centro. I vetri posteriori non scendono del tutto come piace ai bambini e il nostro passeggino nel bagagliaio ci sta solo in orizzontale. E la qualità? Tutte le versioni delle Mini in passato hanno sempre voluto dare qualcosa in più come materiali, finiture, design. E la nuova Clubman non fa eccezione. È soprattutto una questione di cura nella realizzazione dell'abitacolo, dalle plastiche della plancia ai rivestimenti dei sedili, ma anche di dettagli come ad esempio lo specchietto destro che in retromarcia si sposta per inquadrare la ruota e quindi non rigare il cerchio, oppure il meccanismo smorzato del doppio portellone molto ben realizzato. Anche i suoni sono curati, come nel caso dei sensori di parcheggio che sembrano dei piccoli tamburi. Gli spazi per mettere i piccoli oggetti sono buoni. È ben accessoriata. Non tanto, come ormai succede un po' su tutti i modelli premium. Ad esempio, su tutti gli allestimenti si pagano a parte anche accessori ormai scontati come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera di retromarcia, il climatizzatore automatico e il navigatore. Come funziona il navigatore? L'infotainment BMW è sempre da riferimento per come funziona, come nel caso dei comandi vocali molto ben pensati, ma anche per la risposta del manopolone con cui si controlla tutto. Ricca di dettagli ma caotica la grafica 3D, con tutte le riproduzioni dei palazzi. Sembra un videogioco, ma è poco pratica da usare quando c'è veramente bisogno di seguire le indicazioni. L'audio è di qualità perché il suono è potente e limpido. In città come va? Il montante del doppio portellone del bagagliaio è proprio al centro ed è abbastanza fastidio nella visibilità posteriore. Invece mi piace molto il parabrezza tipico delle Mini perché è verticale, i montanti sono arretrati, quindi non ci sono praticamente angoli ciechi quando dovete fare un incrocio o impostare una curva. La modalità di guida green torna utile quando il traffico costringe ad andare tranquilli oppure semplicemente quando avete voglia di guidare rilassati perché riduce il freno motore e aumenta molto la scorrevolezza della macchina. E poi c'è il sempre ottimo cambio automatico ad 8 marce, che è un riferimento in assoluto e che va bene sia quando andate a spasso oppure quando avete voglia di guidare. La Clubman quindi è una macchina vellutata a bassa velocità, non solo come silenziosità ma anche per la compattezza con cui si passa sulle buche, sui tombini che si trovano in città. È bella da guidare? Anche fuori città questa versione a benzina Cooper S, la più sportiva, è assettata sul rigido ma non è mai troppo secca e i sedili sono morbidi, quindi aiutano a filtrare le sollecitazioni che passano attraverso le sospensioni e le gomme ribassate. Comunque vale sempre la pena spendere circa 500 euro per le sospensioni regolabili elettronicamente. Da un 2000 turbo come questo con 192 cavalli e 280 Nm mi aspettavo un suono più sportivo. È abbastanza evidente che a questa Mini hanno voluto dare un'impostazione turistica e infatti in inserimento di curva c'è abbastanza rollio. Anche lo sterzo è un po' meno sensibile del tipico comando Mini, è un po' meno reattivo, più distaccato come sensazione. Meglio in modalità di guida mid perché in sport il carico volante è poco omogeneo e il motore di suo spinge forte ma
dalla prestazione ai bassi giri, non invoglia a tirare le marce, soprattutto con questo cambio automatico ad 8 marce, che è veloce ma mai cattivo, sempre molto fluido e appunto avendo sempre il rapporto giusto non invoglia ad andare a cercare la zona alta del contagiri. Insonorizzazione in velocità è buona come frusci aerodinamici, si sente qualcosa nella zona del parabrezza, poco sulle fiancate, si sente invece un po' di più il rumore di rotolamento. Quanto consuma? In città si sta tra i 9 e gli 11 km con un litro a seconda del traffico e lo start and stop interviene praticamente sempre. Riesce a tenere spento il motore anche nelle lunghe soste, il che aiuta a risparmiare benzina. Sul misto guidato, cercando le prestazioni, si fanno 10-11 km con un litro, guidando tranquillamente anche i 15 e a velocità costante sulle statali si toccano anche i 18 con un litro, mentre in autostrada 130 si fanno 13-14 km con un litro, per una media generale di 12 al litro, circa 8 litri su 100 km. Quanto costa? Il listino parte da poco più di 22.000 euro per i motori a benzina, da quasi 25.000 per i diesel, ma con gli accessori diciamo immancabili per un'auto così si fa in fretta a superare i 30.000 euro. Difetti? Il doppio portellone è molto caratteristico, ma riduce la visibilità ed è scomodo quando avete una macchina parcheggiata dietro, e anche perché l'apertura è obbligata, prima la porta destra, poi la sinistra e viceversa in chiusura. Secondo me poi questa Clubman ha perso un po' di vivacità nella guida rispetto ad una Mini a tre porte. È vero, è normale per una versione turistica, però è una cosa che potrebbe non piacere agli appassionati delle Mini. Qual è la versione migliore? I 150 cavalli e 330 Nm della turbo diesel Cooper D sono quelli giusti, con il cambio automatico 8 marce e in allestimento business. La consiglieresti? Se volete una macchina diversa dal solito, sfiziosa ma non troppo scomoda, la Clubman potrebbe piacervi. Direi che ha un mix di caratteristiche unico, da quasi station wagon, raffinata, ma che cerca di rimanere il più possibile giovanile. Un'alternativa a questa Mini da famiglia, secondo me, è l'Audi A3 Sportback, che è diversa, ma riesce a soddisfare le stesse voglie ed esigenze pratiche di chi la compra. Se invece ragionate in maniera diversa, per prezzo o per dimensioni, navigate sul nostro Trovauto per paragonare questa Clubman ad altre concorrenti. E seguiteci anche su Twitter, mettete tanti mi piace sulle nostre pagine Facebook ed Instagram e iscrivetevi al nostro canale YouTube.